L'ultimo testamento di Silvio Berlusconi, firmato ad Arcore il 19 gennaio 2022, potrebbe essere considerato nullo. In tale documento Berlusconi ha scritto una sorta di lettera ai figli in cui non menziona l'ultimo genito Luigi, ma chiede di detrarre 100 milioni di euro dal monte eredità per Marta Fascina, altri 100 milioni per il fratello Paolo e 30 milioni per Marcello Dell'Utri. Secondo esperti legali e notai consultati da Open, la richiesta di Berlusconi ai quattro figli Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora di donare questi 230 milioni di euro ai tre individuati va in parte contro l'articolo 549 del Codice Civile che riguarda i diritti riservati ai legittimari. Tale articolo stabilisce che il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. Di conseguenza, qualsiasi donazione a terzi non può provenire dalle quote di legittimità e quindi né Barbara né Eleonora Berlusconi sono tenute a versare alcuna somma di questi 230 milioni di euro. I soldi destinati a Fascina, Paolo e Dell'Utri possono essere prelevati solo dalla quota di eredità disponibile, un terzo del totale, che con il testamento del 2006 è stata assegnata solo a Marina e Pier Silvio. Pertanto spetterebbe solo a loro pagare questi 230 milioni di euro.